Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi cominciamo a studiare l'ultimo turno di Champions League, turno molto importante perché l'Inter ha avuto modo con un mezzo miracolo, tra virgolette, a Mönchengladbach di rientrare in corsa e quindi c'è grande interesse. Soprattutto per i nerazzurri, perché comunque la Juventus agevolmente passato il suo turno, se la sta lottando anche l'Atalanta, che purtroppo ha fatto questo mezzo passo falso dopo l'eroica vittoria di Liverpool, ha pareggiato in casa con il Midtjylland. Buone, anzi più che ottime le situazioni anche in casa Lazio, quindi diciamo che le due più a rischio sono Atalanta e Inter, quella proprio che deve fare l'impresa è l'Inter. L'Atalanta credo che abbia buone possibilità di passare, però comunque ci vediamo tutto nei video che vedremo nei prossimi giorni, perché oggi ovviamente faccio i video, cioè analizzo in video le partite di domani, poi domani analizzerò quelle di dopodomani e poi mercoledì, come sempre, analizzerò le italiane di Europa League che giocheranno il giorno dopo, quindi giovedì. Cominciamo tutto subito dopo la sigla. Benissimo, eccoci di nuovo. Insieme a me, come sempre, il libraccio di metodo Stats for Bets che mandiamo qui sotto. E, come sempre, ti chiedo di iscriverti al canale e lasciare un like al video se ti piace quello di cui stiamo per parlare. Ti avviso anche che sul blog di Stats for Bets, proprio ieri domenica, ho pubblicato un articolo molto molto interessante relativo agli allibramenti anomali. Un po' per caso ci siamo resi conto, anche grazie alle segnalazioni di alcuni utenti, di alcune partite dei campionati maggiori, Italia, Germania, Inghilterra, che avevano degli allibramenti un po' strani, non conformi al solito. E quello che è stata la sorpresa soprattutto è che il risultato finale delle partite con quell'allibramento strano è sempre risultato particolare. La squadra favorita non ha vinto, quasi sempre ha segnato la sfavorita, quasi sempre hanno fatto almeno due gol, esito gol, insomma tutta una serie di esiti basati solo sull'allibramento della quota 1x2, molto interessante. Trovi tutto sull'articolo del blog e quindi ti consiglio di andarlo a leggere. Ti attivo la visualizzazione dello schermo così vedi anche tu quello che vedo io. Allora, andiamoci a vedere un po' di partite di Champions. Eccola qui. Allora, Lazio Bruges, Zenit Dortmund, Barcellona, Juventus, Chelsea, Krasnodar, Dinamo Kiev, Ferencváros, Paris Saint-Germain, Basaksehir, Lipsia United, Rennes, Siviglia. Queste sono tutte le partite di domani. La Lazio in casa col Bruges, secondo me, ha un'ottima chance per passare il turno. Ha praticamente due risultati su tre, quindi io credo che con la 1x questa la copriamo assolutamente. La Lazio non credo, anche se da tifoso della Roma potrebbe anche risultarmi divertente, ma non credo che perderà in casa, quindi 1x questa non ci si perde neanche troppo tempo. Zenit Dortmund di contro è una partita che lascia il tempo che trova. Il Dortmund sicuramente vorrà passare come prima, quindi è probabile che vinca, però anche in questo caso con la X2 si sta coperti. Le quote, se andiamo a vedere, sono mezze e mezze, un po' bastardine, sia la Lazio a 1,70 sia il Dortmund a 1,70, che te la fanno sembrare invitante perché comunque è altina, medio-alta. Però la squadra non c'ha proprio l'obbligo della vittoria, quindi gli potrebbe stare anche bene il mezzo risultato, quindi
entrambe secondo me, 1x la Lazio e x2 il Dortmund con due gol, quindi over 1,5. Barcellona-Juventus, questa è sicuramente una sfida da vertice, però neanche così importante, cioè la Juve se passa come seconda che gli frega, credo nulla onestamente, le quote vanno un po' sul Barcellona, il Barcellona sta facendo una stagione un po' disgraziata, comunque ha riperso anche l'ultima partita, è una partita più di blasone, anche perché in classifica sono tutte e due proprio anni luce passate. Forse esito gol per dar vita a un match spettacolare, però questa è veramente complicata perché grosse motivazioni non ce ne sono. Un'altra partita dovrebbe essere veramente senza storia, questa del Chelsea contro il Krasnodar, tra l'altro Chelsea veramente in ottima forma, ha stravinto a Siviglia, ha rivinto poi in campionato. Credo che questo sia un esito 1 senza troppi affanni. Questa è tosta perché Dinamo Kiev contro il Ferencváros sono due squadre assolutamente scarse e quindi credo che l'unico punto che abbiano fatto finora l'hanno fatto pareggiando tra di loro, quindi veramente difficile dirlo. Mettiamola sulla 1x, diamo un po' di credito alla storia della Dinamo Kiev, che sicuramente è un pochino nelle coppe, anche un pochino più importante rispetto al Ferencváros, come Kagvors si pronuncia, non lo so, l'avrò pronunciato ogni volta in un modo diverso perché non ce n'ho idea. Quindi diciamo 1x per la Dinamo Kiev. Partita interessante questa del Paris Saint-Germain. Pagata pochissimo, uno secco, e il Paris deve vincere a tutti i costi. Non può proprio permettersi passi falsi perché dall'altra parte si affrontano Lipsia e United, e se il Paris vince, cosa straprobabile, una delle due si elimina, è costretta a attaccarsi al cavolo. In questo momento dalla classifica mi pare di capire che si attaccherebbe al cavolo il Lipsia, quindi diciamo il Paris Saint Germain passa, vince e passa. Qui è molto molto tosta invece la partita del Lipsia contro lo United, lo vediamo anche dalle quote che sono praticamente identiche, 2,55 per l'uno e per il 2. Credo che il Manchester abbia due risultati su 3, perché se mettono così la classifica significa che il Lipsia per passare deve vincere assolutamente. Punterei un pochino di più sull'esperienza del Manchester, quindi x2, però secondo me è più un match in cui potremmo vedere l'esito gol. Il Lipsia dovrà attaccare e segnare a tutti i costi, lo United ha nelle corde assolutamente un gol. Non penso ci saranno tantissimi gol, perché comunque al Lipsia basterebbe l'1-0 al 90esimo per vincere, cioè segnato proprio al 90esimo, quindi non è che deve andare a sprombattuto. Secondo me il primo tempo sarà molto più stretto, cioè molto più combattuto dei numeri spettacolari che uno si potrebbe aspettare da un match di questo genere. Quindi addirittura potrei anche rischiarmi la X primo tempo come indicazione. Se una delle due segna, allora poi il match si stappa, perché se segnasse il Manchester il Lipsia attaccherebbe a sprombattuto, però non credo che il Lipsia debba partire subito a cannone, perché comunque basta un gol e lo puoi fare anche nel secondo tempo. La X primo tempo potrebbe essere interessante, altrimenti l'esito gol, perché comunque nelle corde è di tutte e due le squadre una soluzione di questo genere. Una altra partita con quote molto alte, perché molto difficile, è questa tra Rennes e Siviglia. Difficile non per la
valutazione delle squadre, il Siviglia è enormemente più forte, ma per l'interesse, cioè il Rennes, credo che se dovesse vincere, dando per vincente anche il Chelsea, potrebbe forse sperare di arrivare terzo. Il Siviglia non arriverebbe comunque primo, perché dopo il 4-0 subito contro il Chelsea credo che stia peggio negli scontri diretti, e di conseguenza potrebbe presentarsi in Francia di fatto senza stimoli. Se andiamo a vedere le quote, sono molto alte, 3, 3,25, 2,30 per due squadre molto distanziate a livello sia di potenziale che di classifica. Se volete prendervi un rischio, 1x, altrimenti Golden Ren, o altrimenti questa credo che sarebbe da evitare, perché è un match in cui una delle due, in particolar modo il Siviglia, non ha praticamente niente da giocarsi, e il Ren sì, dovrebbe cercare di arrivare terzo, ma nel caso in cui poi il Chelsea non vincesse, anche vincere sarebbe inutile, quindi difficile interpretarla questa. E per quelle di domani, quindi dell'8, diciamo che l'abbiamo chiusa così. Ricapitolando, passano Lazio, Dortmund, ovviamente Barcellona, Juve, Chelsea e Siviglia, Paris Saint-Germain e Manchester United. Mi prendo la briga di dire che passerà il Manchester United. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video.